E polemiche in Parlamento per la sospensione dei lavori per la giornata di mercoledì. Dopo il Senato, anche Montecitorio ha approvato lo stop, accogliendo la richiesta del PDL, che in questo modo vuole dare un segnale di insofferenza per la decisione della Cassazione di calendarizzare per il 30 luglio l'udienza del processo Mediaset che vede imputato Silvio Berlusconi. Esattamente come è accaduto nella conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, anche la Camera ha deciso di interrompere i lavori per una pausa di riflessione. A favore della sospensione per la giornata di mercoledì hanno votato, oltre al Popolo della Libertà, PD e Scelta Civica. Contrari invece il Movimento 5 Stelle, SEL e la Lega Nord. Sentiamo allora il commento del Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, nella conferenza stampa di questa mattina per la presentazione del piano regionale di sviluppo, su cui torneremo più avanti durante il nostro telegiornale. Vediamo. Lei poco fa ci ha detto che il governo è sull'orlo di una crisi, vedremo nelle prossime ore. Se poteva un attimino ampliare il concetto. Sì, ci sono state due riunioni degli uffici di presidenza di Camera e Senato questa mattina, nel corso delle quali il PDL ha chiesto la sospensione dei lavori per 3 giorni del Parlamento. I rappresentanti della Lega si sono opposti e hanno detto che non è possibile che il Parlamento chiuda per i problemi interni a un partito, avendo tante cose da fare: affrontare la crisi economica, cancellare l'IMU, cancellare l'aumento IVA, dare risposte concrete. E quindi noi ci siamo detti nettamente contrari. Ho sentito esponenti del PDL dire: se non c'è la sospensione c'è la crisi di governo. E quindi mi pare che parlare di una possibile crisi di governo sia parlare di ciò che sta avvenendo proprio in queste ore. Noi siamo contrari a che il Parlamento chiuda, perché anteponiamo le istituzioni ai partiti. Prima vengono le istituzioni, non ha alcuna valenza democratica, anzi, io credo che, sono convinto che chiudere il Parlamento per queste motivazioni sia fare un vulnus alla democrazia. E se il Parlamento deciderà di farlo, chiederemo immediatamente un incontro con il Presidente della Repubblica, perché riteniamo che una decisione del genere sarebbe uno stravolgimento e un vulnus serio al sistema democratico.